OBS Studio, come configurare correttamente la webcam per fare live streaming. Ma non notate che c'è qualcosa di strano nella mia inquadratura? Mi sto spaventando. Perché sono con quell'angolino molto bruciato? Sono molto bruciato. E se entro nel focus? Se entro nel focus, vedete, cambiano anche i colori. Le mie cuffie, vedi, azzurrine, scurine. E se mi muovo, l'inquadratura si schiarisce, se mi avvicino, tutto si scurisce. E se alzo le braccia, attivi scimmietta di WhatsApp. E se alzo le braccia, attivi scimmietta di WhatsApp, tutto si schiarisce. E poi vedete le bande nere ai lati, sono proprio queste. Da qui ad esempio, qui c'è una banda nera. E perché poi non si vede tutto il mio studio di registrazione? Bene, questo e altre cose lo scopriamo dopo avervi dato. E poi io sto usando, premetto di usare una webcam molto buona che mi è arrivata proprio oggi e non faccio nemmeno il film. Non ve la riesco a far vedere. È impossibile perché adesso io mi sto riprendendo e quindi a questo punto è meglio quella integrata del computer. Bene, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di venire su Telegram. So che è pietosa l'inquadratura, ma adesso la sistemeremo. Allora, attiviamo la modalità studio. Che una cosa che non vi ho mai parlato, ma mi riprometto di fare a breve. Allora, vedete in che situazione stiamo, ma è proprio terribile. Allora, l'ultima cosa che ci conviene fare, se abbiamo una webcam in 4 terzi e almeno riusciamo a metterla in 16 noni, l'unica cosa che ci conviene fare è di ingrandirla a tutto schermo, finché non riempie lo schermo e questo bene o male abbiamo sistemato. Invece, se come nel mio caso avete la possibilità di metterla in 1920x1080 o cose più basse, ovvero dai 960 in su, dai 960x360 mi sembra, potete farlo. Quindi fate un doppio tap sulla nostra fonte, vi comparirà una schermata molto simile a quando impostate una fonte per la prima volta. Andando in persona, voi troverete i predefiniti del dispositivo. Adesso per fingere ho dovuto mettere personalizzato. Comunque noi troveremo i predefiniti del dispositivo che di solito saranno in 4 terzi. Per farli diventare in 16 noni abbiamo tante risoluzioni. Allora non dobbiamo esagerare. Quindi mettere un 1920x1080 e noi registriamo come nel mio caso in 1080x720. Non ha senso, stiamo soltanto oberando la CPU e non ha senso nemmeno registrare in 1920x1080 e riprendersi in 1280x720 perché è una cosa totalmente inutile perché registro, cioè mi riprendo di meno di quando registro, è inutile questa cosa. Mettiamo una risoluzione molto buona, io metto il 1280x720 così almeno abbiamo legato le bande nere, vedete? Qui, con il cerchietto qui, vedete, adesso si vede il computer, il mio computer che non si vedeva prima. Allora, perché prima non si vedeva il mio computer. Stiamo salendo con la CPU, eh? Sta sparando. Va bene, allora andiamo. Allora, adesso però non abbiamo levato il grosso problema, ovvero delle cose, vedete, io mi muovo, entro, non le abbiamo levate, è molto semplice. Basta fare sempre un doppio tap sulla nostra webcam, andare a configurare il video, posizioniamoci un attimo tutto in modo tale che vediamo tutto, così qui andiamo a fare predefiniti, io tutte le cose le metto in predefinite. La luminosità è troppo poco, quindi andiamo a ingrandire, non di tantissimo, non dico di metterla così, ma un valore tipo così è più che sufficiente. Possiamo andare a modificare il contrasto, vedete? Oppure possiamo andarla a diminuire, che viene la schifezza. Andiamo a fare predefinite di nuovo.
piante. Possiamo andare a diminuire la saturazione, quindi avere una webcam molto satura. E anche, non vi dico di tenere dei valori troppo esagerati, perché e poi diventa, poi diventiamo, a meno che non dovete fare qualcosa di pazzo, scatenato, non vi conviene. Allora, vedete che c'è sempre un piccolo ritardo, perché passo le mani, ma no, non è tanto, non c'è molto ritardo. No, per niente. Allora, bene. Quindi nel mio caso, visto che c'è un po' di ritardo, potrei mettere anche un 960x540, che vedete, è già molto meglio. Oppure solo una mia impressione, non lo so. Poi quindi mettete dei valori non troppo esagerati, bilanciate tanto del bianco, lasciatelo così come la webcam ve lo propone, che più vede. Qui possiamo andare a modificare, nel caso della mia webcam, lo posso modificare. Queste altre impostazioni, perché secondo me sono per webcam specifiche, ma io posso, quella più importante in questa cosa è l'esposizione. Come vedete, se io salgo, anzi, se io scendo, no, a parte che non si vede nulla, vedetemi, io andrò solo molto, vedete, non si riesce a regolare. Quindi non dico di mettere così, se non uscirà tutto nero, ma mettete predefinite. Benissimo. Adesso finalmente abbiamo una webcam messa decisamente, meglio, un po' correttamente, meglio, correttamente, dai. Adesso l'unica cosa che ci manca da fare è metterla tutto schermo. Vedete, se io la muovo, si muove anche nel cerchietto, lì, hop, io un po', si muove anche nel cerchietto, lì, hop, lì, lì, come faccio? Lì, ecco, si muove anche nel cerchietto qui, dove voi mi vedete esattamente qui, quindi lo andiamo a ingrandire, spostiamo un po' VS, così vediamo tutto e andiamo a mettere. Andiamo a ingrandire se riusciamo. Vediamo un po', tipo così. Dai, è più che è molto carino questo effetto. Bene, finalmente abbiamo impostato una webcam nel modo corretto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, ricordo, vedete che adesso l'inquadratura è molto più bella. Iscrivervi a questo canale con la plim plim campanella. Se non volete perdere i prossimi video, io vi super ringrazio, vi do un abbraccio fortissimo e un abbraccione e a presto!